nulla. Senta un po', principe, chissà di là nelle altre stanze avrà tutti i cimeli, i costumi, i cappelli, il taide, quello che portava. Per carità, no. Ci mancherebbe altro. Niente di tutto questo. Non hai i costumi, non ha conservato nulla. Per carità, ho buttato via tutto. Ma io, ci mancherebbe altro. È la mia casa, vedi? Questa può essere una casa di un notaio, di un avvocato, di un medico. Tutti quegli stracci, quella roba che appartiene a Totò. Che differenza c'è tra lei e Totò, scusa? C'è una grande differenza. Io sono De Curtis, lui è Totò. Lui fa il pagliaccio, il buffone, è un attore. Io no, io sono una persona per bene. Difatti, noi in casa non viviamo vicini, lui sta in cucina. Io mangio nella stanza pranzo, lui mangia in cucina. L'ho schiavizzato. Insomma, lei vive alle spalle di Totò? Io vivo alle spalle di Totò, lo sfrutto. Lui lavora e io mangio. Ma ne pare bello? E come ne pare bello? Si capisce? Vabbè. È ovvio, è ovvio. A prescindere, è ovvio. Senta, Totò, passiamo al cinema, anzi, all'ultimo film che sta girando adesso, è il suo? Centesimo. Centesimo film? Centesimo film, sì, Il Comandante. E chi è questo comandante? È un colonnello promosso generale e mandato in riposo. Qui comincia il dramma di quest'uomo. Immagini per esempio che a me mi manda una lettera e mi dice: caro signor De Curtis, caro signor De Curtis, lei da oggi è in pensione, che faccio domani? Cosa mi capiterà? Comincia il dramma. Abituato a lavorare. E qui comincia il dramma. È un film drammatico. A proposito, Totò, mi scusi, forse una domanda un po' delicata. Come vanno gli occhi? Come sta con gli occhi? Vanno bene. Sì? Vanno bene. Insomma, io vedo con la periferia molto bene. Come sarebbe con la periferia? Ecco, tutta intorno così. Ah. Per esempio, per guardare lei, se io lo guardo così, lo fisso così, non vedo la testa. Lo vedo senza testa. Per vederlo bene, devo fare così. Ecco, così, lo vedo bene. Ma quando lavora come fa? Quando lavora vedo tutto. Per Batichak vedo tutto. E come mai? È un effetto nervoso. La vita è fatta con i nervi, tutti i nervi. Gliel'hanno spiegato i medici, però. Sì, è un fenomeno. Quindi lei sul set. Faccio tutto, visto capriole, salto, ballo, canto, arrampico, tutto. Un'altra cosa, principe, a Napoli lei ha recitato agli attori napoletani e poi anche in palcoscenico al Teatro del Mediterraneo. Una bellissima poesia che è inedita, è l'ultima. La Livella. La Livella. Mi è piaciuta. È piaciuta, io vorrei che la facesse per i telespettatori di TV7. Volentieri. Eh? Questo mi inorgoglisce. Sì? Oddio, speriamo che mi perdonino, eh? Può levarsi gli occhiali? Sì. Adesso. Non gli danno fastidio? No, che fastidio. Fino a trovare il povero Totò. Ma ci mancherebbe altro. Vada lei, non mi faccio confondere né con Totò, con quell'individuo. Io preferisco il cane a lui. Eccolo qua, questo si chiama Peppe. Peppe? Peppe è il mio peppone d'oro. Senta, io preferisco Totò. Vada, so come. Lo vado a vedere. Lo vado a vedere. Lei, Totò, come sta? Oh, buongiorno, sto bene, grazie. Come sto? Mangio in cucina. Chi l'ha mandato, lui? Quello lì, il principe? Sì. De Curtis. Buono quello, glielo raccomando. La fa mangiare in cucina col pappagallo e ci devo mettere solo 10 minuti. Disgraziato, mi tiene sotto così, mi tiene. Questo mese non mi ha pagato nemmeno le marchette, hai capito? Ma io ricorro ai sindacati, io. Mi raccomando però, non dica niente, eh. Io l'odio.